Quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi, bastano poche parole purché piene di fiducia. Così il Papa, nella catechesi dell'udienza generale di oggi, l'ultima prima della pausa estiva, in cui la parabola del lebbroso, purificato da Gesù per la sua fede, offre al Pontefice l'occasione per lanciare un appello contro l'esclusione. Toccare il povero, dice Francesco, può purificarci dall'ipocrisia. Poi il riferimento ai rifugiati. Un gruppo proveniente dall'Africa siede insolitamente ai suoi piedi e il Papa non esita a dire: sono nostri fratelli, il cristiano non esclude nessuno. Spero che questo congresso possa dare nuovo impulso all'impegno per l'abolizione della pena capitale. È l'auspicio con il quale Papa Francesco chiude il videomessaggio inviato al Congresso Mondiale contro la pena di morte, apertosi oggi nella capitale norvegese di Oslo. Venerdì pomeriggio inizia il viaggio apostolico di Papa Francesco in Armenia, che trasmetteremo in diretta a partire dalle ore 13, momento di arrivo a Yerevan. Gli appuntamenti e gli incontri proseguiranno fino al pomeriggio di domenica 26 giugno, con il congedo dall'aeroporto della capitale. Ieri l'ospedale Fate Bene Fratelli all'isola Tiberina ha ricevuto dalla Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg il titolo di Casa di Vita per ricordare il contributo del nosocomio nel salvare decine di ebrei. Grazie a una malattia infettiva, il morbo di Kappa, invenzione del professor Giovanni Borromeo, decine di ebrei scamparono alla retata nazista nascosti in un reparto del nosocomio. Ultima udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, prima della pausa estiva, davanti a più di 15.000 fedeli presenti. La catechesi proposta ha preso lo spunto dall'incontro di Gesù con un lebbroso. «Signore, se vuoi puoi purificarmi», ha esordito Papa Francesco ricordando le parole del Vangelo di Luca. «Quest'uomo non chiede solamente di essere guarito, ma di essere purificato», cioè risanato integralmente nel corpo e nel cuore. La lebbra infatti era considerata una forma di maledizione di Dio, di impurità profonda. Il lebbroso doveva tenersi lontano da tutti, non poteva accedere al tempio e a nessun servizio divino. Ma nonostante ciò, ha osservato Francesco, il lebbroso non si rassegna né alla malattia né alle disposizioni che fanno di lui un escluso. Per raggiungere Gesù non temete di infrangere la legge ed entra in città, cosa che non doveva fare, gli era vietato. E quando lo trovò, gli si gettò dinanzi pregandolo: «Signore, se vuoi puoi purificarmi». Tutto ciò che quest'uomo, considerato impuro, fa e dice è l'espressione della sua fede. Riconosce la potenza di Gesù. È sicuro che abbia il potere di sanarlo e che tutto dipenda dalla sua volontà. Questa fede è la forza che gli ha permesso di rompere ogni convenzione e di cercare l'incontro con Gesù. La supplica del lebbroso, ha proseguito il Papa, mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi, bastano poche parole purché accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci alla volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericordia. Anche io vi farò una confidenza personale. La sera, prima di andare a letto, io prego questa breve preghiera. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E prego 5 Padre Nostro, uno per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le piaghe. Ma se... questo lo faccio io, potete farlo voi anche a casa vostra e dire: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E pensare alle piaghe di Gesù e dire un Padre Nostro per ognuna. E Gesù
ci ascolta sempre. Gesù ha sottolineato Francesco, resta profondamente colpito dal lebbroso e lo guarisce infrangendo anch'egli le disposizioni della legge di Mosè che proibiva di avvicinarsi a un lebbroso. Quante volte, ha ricordato il Papa, noi incontriamo un povero che ci viene incontro. Possiamo essere anche generosi, possiamo avere compassione, però di solito non lo tocchiamo. Gli offriamo la moneta, ma evitiamo di toccare la mano e la buttiamo lì. E dimentichiamo che quello è il corpo di Cristo. Gesù ci insegna a non aver timore di toccare il povero e l'escluso, perché Lui è in essi. Toccare il povero può purificarci dall'ipocrisia e renderci inquieti per la sua condizione. E indicando il gruppo di giovani rifugiati che poco prima il Papa aveva accolto e fatto sedere sui gradini del Sagrato accanto a lui, Francesco ha ripetuto: oggi mi accompagnano qui questi ragazzi. Tanti pensano di loro che è meglio che fossero rimaste nella sua terra, ma lì soffrivano tanto, sono i nostri rifugiati, ma tanti li considerano esclusi. Per favore, sono i nostri fratelli. Il cristiano esclude nessuno, dà posto a tutti, lascia venire tutti. Il Papa si è soffermato poi sulla raccomandazione di Gesù al lebbroso guarito: va a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto a testimonianza per loro. Sono parole, ha detto, che indicano almeno tre cose. La prima, la grazia che agisce in noi non ricerca il sensazionalismo. La seconda, facendo verificare ufficialmente l'avvenuta guarigione ai sacerdoti e celebrando un sacrificio espiatorio, il lebbroso viene riammesso nella comunità dei credenti e nella vita sociale. Infine, presentandosi ai sacerdoti, il lebbroso rende loro testimonianza riguardo a Gesù e alla sua autorità messianica. La forza della compassione con cui Gesù ha guarito il lebbroso ha portato la fede di quest'uomo ad aprirsi alla missione. Da escluso è diventato uno di noi. Francesco ha concluso la sua catechesi invitando a pensare a noi, alle nostre miserie, ognuno alla propria. Quante volte le copriamo con l'ipocrisia delle buone maniere e proprio allora è necessario stare da soli, mettersi in ginocchio davanti a Dio e pregare: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. La pena di morte, qualsiasi sia il reato, è inammissibile. Papa Francesco, nel suo videomessaggio inviato al Congresso Mondiale contro la pena di morte apertosi oggi nella capitale norvegese di Oslo, è netto nello stigmatizzare il ricorso a una pratica per arginare la quale, riscontra con soddisfazione, si registra una crescente opposizione anche come strumento legittimo di difesa sociale. Francesco si congratula con quanti hanno organizzato questo evento e in maniera diretta ricorda che uccidere un reo non ha niente a che vedere con la giustizia, perché in sostanza, dice, stimola a considerare un condannato con implacabile disumanità e quasi mai come qualcuno che possa riscattarsi. Nell'anno in cui la Chiesa parla la lingua della misericordia, il Papa riconosce una buona occasione per promuovere nel mondo forme sempre più mature di rispetto per la vita e la dignità di ogni persona, giacché, ripete, il diritto inviolabile alla vita, dono di Dio, appartiene anche a chi ha commesso un crimine. Vorrei incoraggiare tutti a lavorare, sono ancora le parole del Papa, non solo per l'abolizione della pena di morte, ma anche per il miglioramento delle condizioni della detenzione, a rispettare pienamente la dignità umana delle persone private della libertà.
La questione, conclude Francesco, deve essere inquadrata nell'ottica di una giustizia penale aperta alla speranza di reinserimento di chi ha sbagliato nella società. Inizia venerdì pomeriggio alle 13, quando il pontefice atterrerà a Yerevan, la diretta di telepace di questo 14° viaggio apostolico di Francesco in Armenia. Una visita che vedrà momenti ufficiali, religiosi ed ecumenici, in quella che è la prima nazione cristiana, una terra ricca di cultura che porta le tracce, fin dalle origini della sua storia, della evangelizzazione degli apostoli. Nel pomeriggio di venerdì il Papa visiterà la cattedrale apostolica di Echmiadzin, la città religiosa, poi incontrerà le autorità, il corpo diplomatico e il Presidente della Repubblica, infine l'incontro con il Catolicos. Diretta sabato a partire dalle 6.45 per la visita al memoriale del genocidio, Tsitsarnaca Berd, dove arde la fiamma perenne, per un intenso momento di preghiera a cui prenderanno parte i figli dei superstiti. Trasmetteremo poi la Santa Messa a Gyumri, seconda città dell'Armenia, la visita alla cattedrale armeno-apostolica e a quella cattolica. Infine, nel pomeriggio, l'incontro ecumenico e preghiera per la pace nella Piazza della Repubblica a Yerevan. Domenica 26 giugno, diretta a partire dalle 8 per seguire la Divina Liturgia nella Cattedrale Armeno-Apostolica. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà la visita e la preghiera al monastero di Khor Virap, che custodisce il pozzo dove fu imprigionato per 13 anni San Gregorio l'Illuminatore, il patrono e fondatore della Chiesa Armena. Infine, alle 16.15, la diretta si concluderà con la cerimonia di congedo all'aeroporto di Yerevan. Casa di vita è il titolo che ha ricevuto l'ospedale Fate Bene Fratelli all'Isola Tiberina dalla Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg, un riconoscimento per ricordare il contributo del nosocomio nel salvare decine di ebrei durante le persecuzioni naziste. All'evento, patrocinato dalla Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione Museo della Shoah, hanno partecipato due sopravvissuti, Luciana Tedesco e Gabriele Sonnino, che ricorda le fughe e le persecuzioni. All'epoca aveva 4 anni. Ma è un'emozione eccezionale che mi riporta indietro di tantissimi anni. Di ricordi, erano ricordi brutti, veramente, che ti hanno lasciato il segno nella vita. Io avevo 4 anni e con mio padre e mia madre, i genitori, sempre a scappare per Roma. Abitavamo a Via dei Foraggi. Da Via dei Foraggi scappammo, siamo andati a una baracca alla Magliana. Lì era piena di topi e compagnia bella. Adesso ci sono i telefonini, ma prima c'era il tam-tam. I telefonini di allora erano questi. Mio padre venne a sapere che qui all'ospedale Fate Bene Fratelli c'erano degli ebrei nascosti. Lasciamo la Magliana e venimmo qui. E qui siamo stati ricoverati per circa 20 giorni, un mese. Mi sentivo a casa, camminavo. E dopo, grazie a Dio, ho conosciuto Padre Maurizio. Padre Maurizio, un omone grosso, un frate favoloso. Mi voleva bene come fossi un figlio. Andavo sempre appresso a lui. Nel corso della cerimonia è stata ricordata la figura del professor Giovanni Borromeo, che il 16 ottobre del 1943 nascose decine di ebrei. Per loro inventò una malattia infettiva e pericolosa, cui diede il nome di morbo di Kappa, dall'iniziale di un gerarca nazista. Le SS, temendo il contagio, non fecero mai irruzione nel reparto di isolamento. Per i suoi meriti, nel 2004, il professor Borromeo è stato riconosciuto dallo Yad Vashem, giusto tra le nazioni. E purtroppo dopo si venne a sapere che qui nell'ospedale avrebbero fatto irruzione le SS, però troppa gente, non poteva essere nascosta. Una parte rimase ricoverata qui all'ospedale, tant'è vero, io dopo l'ho saputo dopo la guerra, che il professor Borromeo si inventò il famoso morbo Kappa, morbo Kesserling, e la mia famiglia scappammo, lasciammo l'ospedale, però i ricordi sempre dell'ospedale dei Fratelli e Fratelli ce l'ho sempre avuti dal cuore, perché hanno fatto tanto per la comunità ebraica.
La Fondazione Wallenberg, che porta avanti l'iniziativa Case di Vita, ha tra gli obiettivi l'educazione alla pace e alla solidarietà. Tra i primi ad aver aderito alla Fondazione c'è Bergoglio. Case di Vita è un'iniziativa che portiamo avanti da circa un anno e mezzo. E quello che cerchiamo di fare è di svelare quei luoghi dove sono state salvate vite umane durante gli anni bui del nazismo. Ma quello che cerchiamo di fare in particolare è ricordare la memoria del bene, cioè quegli atti di insensata bontà per cui delle persone riescono ad andare incontro all'altro e quindi a dimenticarsi di sé e a salvare la vita di altre persone. Ed è questo quello che cerchiamo di portare avanti con Case di Vita, ossia quei luoghi dove sono state salvate vite umane. E quale miglior luogo se non un ospedale come luogo già di per sé che salva, luogo di salvezza, no? E attualmente sono circa 300 qua a Roma le case che abbiamo identificato. In genere sono luoghi religiosi, case di religiosi, ospedali, istituti. E la cosa veramente bella è questa rete che si era formata negli anni bui appunto del nazismo per salvare vite. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 23 giugno 2016. All'udienza generale il Papa lancia un nuovo appello per l'accoglienza dei migranti, posto per tutti, e in un videomessaggio definisce la pena di morte un'offesa all'inviolabilità della vita. Alla vigilia del voto per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la Brexit, Harry Potter e i mostri. Ritrovata una fossa comune con 50 vittime dell'IS nella città irachena di Tikrit, massacro senza fine. Doppio test missilistico della Corea del Nord.